Si è svolta questa mattina al Teatro San Carlo di Napoli la cerimonia ufficiale di consegna degli attestati di partecipazione al corso di formazione sul contrasto ai fenomeni criminali nella Terra dei Fuochi. Sono stati coinvolti 82 lavoratori, fra agenti e tecnici ambientali. Questa formazione, unita anche ai controlli che sono stati intensificati negli ultimi mesi, ci rassegnano risultati abbastanza positivi. Noi abbiamo avuto nell'estate scorsa una flessione dei roghi di pari circa 10%. Ieri abbiamo tenuto un'ennesima riunione a Marigliano sulle bonifiche. Stiamo individuando i siti, quelli più a rischio. Queste persone stanno acquisendo quegli elementi imprescindibili, indispensabili perché l'attività di vigilanza possa essere svolta nel migliore dei modi possibili e soprattutto perché ci sia una efficacia sostanziale nell'attività di controllo e di vigilanza. Oltre ai lavoratori formati sul tema specifico tra settembre e novembre, alla cerimonia hanno preso parte i sindaci di diversi comuni della città metropolitana di Napoli. Bisogna creare più responsabilità anche nel comportamento dei cittadini, nel rispetto dell'ambiente e delle regole, che è qualcosa di estremamente significativo. Per questo il lavoro che viene fatto dalle polizie locali è fondamentale per il rispetto delle regole, per il controllo del territorio, per fare in modo che l'ambiente come bene comune sia una priorità delle nostre comunità, delle nostre amministrazioni, delle nostre città, della nostra regione.